È Paolo il faro, l'emblema dell'uomo che nasce nuovamente grazie all'incontro con Gesù. È lui a sperimentare nella sua vita di persecutore il perdono, la confidenza e il conforto. Papa Francesco lo sottolinea nell'omelia dei Vespri celebrati nella Basilica di San Paolo fuori le mura, nella solennità della conversione dell'Apostolo delle Genti e al termine della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani sul tema «L'amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione». Insieme a Francesco ci sono rappresentanti ortodossi, anglicani, luterani e di altre confessioni, tutti chiamati a percorrere la strada dell'unità che, ricorda il Papa, prima di essere uno sforzo umano, è un dono di Dio. È la gratuità del suo amore e del suo perdono che spinge a proclamare il Vangelo della riconciliazione, come suggerisce lo stesso Paolo. Egli sottolinea che la riconciliazione in Cristo non può avvenire senza sacrificio. Gesù ha dato la sua vita, morendo per tutti. Similmente, gli ambasciatori di riconciliazione sono chiamati nel suo nome a dare la vita, a non vivere più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Come Gesù insegna, è solo quando perdiamo la vita per amore suo che la guadagniamo davvero. È la rivoluzione di Paolo, il vivere secondo Cristo nel suo e con il suo amore, dimenticando noi stessi. È l'invito per la Chiesa e per ogni confessione cristiana, suggerisce il Papa, a non basarsi sui programmi, sui calcoli, sulle mode del momento, ma a cercare la via guardando sempre alla croce del Signore, uscendo dall'isolamento e dall'autoreferenzialità. Un'autentica riconciliazione tra i cristiani potrà realizzarsi quando sapremo riconoscere i doni gli uni degli altri e saremo capaci con umiltà e docilità di imparare gli uni degli altri. Imparare gli uni degli altri senza attendere che siano gli altri a imparare prima da noi. Una strada che implica uno scatto, non fissarsi sul passato, né attardarsi a pensare ai torti subiti lasciandosi portare da una logica solo umana. Bisogna invece abbracciare la vita nuova, dove le cose vecchie sono passate. La parola di Dio ci incoraggia a trarre forza dalla memoria, a ricordare il bene ricevuto dal Signore, ma ci chiede anche di lasciarci alle spalle il passato per seguire Gesù nel oggi e vivere una vita nuova in Lui. Permettiamo a colui che fa nuove tutte le cose di orientarci a un avvenire nuovo, aperto alla speranza che non delude, un avvenire in cui le divisioni si potranno superare e i credenti rinnovati nell'amore saranno pienamente e visibilmente uniti. Francesco ricorda tra l'altro il traguardo notevole della celebrazione comune tra cristiani e luterani del quinto centenario della Riforma protestante, un passo avanti possibile grazie alla preghiera, alla conoscenza reciproca e al dialogo ecumenico. È quella la strada da percorrere, chiedendo a Dio il dono dell'unità, pregando insieme, servendo insieme chi è povero e trascurato, mettendoci in fiduciosa attesa, incoraggiati dalla testimonianza eroica di tanti fratelli e sorelle, uniti ieri e oggi nel soffrire per il nome di Gesù.